comincia adesso, ma tu vuoi correre. Welcome back e bentornati sul mio canale. Secondo appuntamento della nuova Serie A. Andremo ad analizzare tutte le rose che saranno disponibili su FIFA 18. Nello scorso episodio abbiamo visto le rose di Spal, Hellas Verona e Benevento. In questo secondo appuntamento andremo ad analizzare le rose di Crotone, Genoa e Cagliari. Passiamo subito alla prima squadra, il Crotone, che è stata un'autentica rivelazione lo scorso anno. Mister Nicola ha fatto il miracolo e ha salvato la sua squadra facendo un girone di ritorno pazzesco. Questi sono gli 11 in porta Cordaz, difesa 4 formata da Faraoni, Ceccherini, Cabrera e Martella. Sulle fasce Roden e Nalini. In mezzo al campo due volti nuovi, c'è Izco, arrivato direttamente dal Chievo, e Rolando Mandragora, in prestito dalla Juventus. In attacco Trotta e Budimir formano un attacco molto fisico. Che dire sul Crotone? Formazione molto giovane, specialmente a centrocampo, dove c'è Nalini sulla fascia sinistra, c'è Faraoni come terzino destro e c'è Rolando Mandragora, la prima esperienza seria in una squadra da titolare in Serie A. Staremo a vedere se Mister Nicola riuscirà ad eguagliare lo stesso risultato dello scorso anno. Il Crotone, secondo me, può farcela, può salvarsi tranquillamente. Passiamo alla seconda squadra, il Genoa di Mister Juric. Ci sono delle certezze in questa squadra e la prima certezza è il capitano Mattia Perin. Dopo tanti infortuni nella sua carriera, spero vivamente che Perin possa fare un campionato da protagonista con il Grifone. Difesa a 3 formata da Biraschi, Rossettini e Zukanovic, arrivato dall'Atalanta. Centrocampo a 4 con Lazovic e Laxalt, che sono i due esterni. Davanti la difesa c'è Miguel Veloso e Bertolacci, al ritorno con la maglia del Genoa dopo l'esperienza al Milan. In attacco Pandev, Palladino e La Padula formano un tridente di tutto rispetto e molto tecnico e veloce. C'è anche tanta voglia di riscatto del bomber La Padula dopo l'ultima stagione passata molto più in panchina che in campo con il Milan. Speriamo che il Genoa possa fare un campionato più tranquillo rispetto allo scorso anno. Dopo un inizio pazzesco c'è stata una calata fisica e mentale, anche dovuta a tutti gli stravolgimenti di formazione e di calciomercato che hanno visto il Genoa privarsi di nomi importanti, soprattutto il nome di Rincon a centrocampo. Ultima formazione di quest'oggi è il 4-3-1-2 di Mister Rastelli, il Cagliari. Ormai è un abitué di questa Serie A, ci è abituato a grandi prestazioni in tutti i campi e si schiera con Cragno, di ritorno dal prestito a Benevento. Difesa a 4 formata da Van der Wiel, Pisacane, Andreoli e Capuano. Centrocampo a 3 con Barella, Cigarini e Ionita, Farias e Sau sugli esterni e João Pedro a giocare come falso 9. Il Cagliari, che ha perso Borriello nelle ultime ore, negli ultimi giorni di calciomercato, però ha trovato un'intesa con João Pedro, Farias e Sau davvero non indifferente. E ricordiamo che in panchina c'è il talismano Padoin. In difesa Van der Wiel, arrivato dopo l'esperienza in Turchia con il Fenerbahce, e Andreoli, arrivato dall'Inter. C'è voglia di riscatto di quest'ultimo giocatore dopo tante esperienze all'estero con pochissime presenze da titolare. Il Cagliari, a mio avviso, che ha una formazione di tutto rispetto, diciamo che la salvezza dovrebbe essere tranquilla. Però con questo campionato molto competitivo, mai dire mai. Ragazzi, per questo secondo episodio è tutto. Passate dalla descrizione, dove troverete tutti i link dei social per rimanere in contatto con me. Pagina di Facebook, profilo Instagram e canale Telegram. Mi raccomando ragazzi, entrate in numerosi nel canale Telegram. Lì potete trovare tanti aggiornamenti sul canale YouTube e tutte le anticipazioni di FIFA 18. Detto questo, io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a lasciare un bel like di supporto per questa serie. Passate una buona giornata, noi ci vediamo in un nuovo video. Un saluto a tutti dal vostro Wammata.